tra le strade affollate di questa città che strilla. C'è una casa che non chiude mai, c'è chi crede che il sole sia soltanto una scintilla, ma il sole non si spegne mai. La casa di Paolo sono mattoni e sogni, sogni di persone che non scorderai, come il sole le tue idee scalderanno i giorni, perché le idee non muoiono mai. A te che stai seduto, lo sai chi sono io, lo sai che dove vivo non ci viene neanche Dio, lo sai che mio papà l'hanno licenziato, ma adesso che sto qui sono fortunato. C'è la scuola, gli amici, i giri con le bici, non è tutto bello anche se non lo dici, ma c'è un posto dove vado volentieri, la casa di Paolo, mi dimentico i problemi. Buongiorno e ben ritrovati qui alla casa di Paolo. Oggi si festeggiano i 5 anni della casa di Paolo e volevo spiegare perché è stata creata o fondata la casa di Paolo. La casa di Paolo è stata fondata nel quartiere della Calza, specificamente in via della Vetera, nella farmacia di Paolo Borsellino. Questa casa di Paolo è un luogo di ritrovo per tutti i ragazzi, che serve per fare i compiti, come dopo scuola, e serve per allontanarli dalla strada e dalle cose sbagliate della strada. E la casa di Paolo è stata inoltre da libero fuoco alla creatività di ogni bambino. Aiuta il bambino a maturare e gli insegna a scrivere, a leggere, e le prime cose di base per aiutarli in uno studio più equilibrato. Il secondo punto è che nella casa di Paolo si fanno vari corsi per aumentare la conoscenza dei bambini, tipo il corso di cardiologia, il corso per delle rianimazioni, lo sportello giudiziario, legale, e tanti altri corsi che ci portano sia dentro la sede della casa di Paolo e fuori extra sede in giro per la Sicilia, tipo le vere gite, quelle a Londra offerte dalle scuole del nord e quelle in Sicilia, nella Sicilia in cui ricordiamo la ricorrenza della morte di Paolo e le vere cose. Inoltre la casa di Paolo non prende fondi allo Stato perché nella strage di Via D'Amelio non si trovò più l'agenda rossa, che sarebbe una di queste. E l'agenda rossa dove Paolo aveva tutti i suoi appunti e tutte le cose che doveva esporre ai vari processi. E questa agenda era molto fondamentale perché si poteva capire l'andamento della mafia in quel periodo. Ma invece qualcuno l'ha rubata dal sedile posteriore della macchina. Inoltre, nella casa di Paolo, non viene pagato nessuno per fare dopo scuola, sono tutti volontari. Tutti volontari che aiutano, gli viene dal cuore l'aiuto per i bambini. Io ho finito. Va in terza elementare, gli piace il circo, ma non tanto studiare. Elvira, 9 anni, le piacciono i musei, va in quarta elementare e agli occhi come i miei c'è Jasmine, 10 anni ma sembra già grande. Prima alza la mano e poi fa le domande. Sono Giuseppe, questo è il mio quartiere. Se non lo conosci, vienilo a vedere. Tra le strade affollate di questa città che strilla, c'è una casa che non chiude mai. C'è chi crede che il sole sia soltanto una scintilla, ma il sole non si spegne mai. La casa di Paolo sono mattoni e sogni, sogni di persone che non scorderai. Come il sole le tue idee scalderanno i giorni, perché le idee. Quest'anno il compleanno della casa di Paolo sarà un po' diverso. Perché? Perché c'è stato questo virus che purtroppo non ha potuto concedere quest'anno di fare il compleanno della casa di Paolo. Però noi stiamo facendo questa cosa per... dato che dobbiamo stare sempre tutti a un metro di distanza e con la mascherina, stiamo facendo questo video per le persone che il prossimo anno, oppure quando vogliono, verranno qua, guarderanno questo video, così sapranno quello che si fa in questa casa di Paolo. E me lo puoi dire cosa si fa in questa casa di Paolo? Allora, in questa casa di Paolo si studia, perché... prima era una farmacia, ma l'abbiamo fatta diventare
un dopo scuola per bambini. E... non ridere. E allora si fanno prima i compiti, poi appena si finisce di fare i compiti si fa la merenda, una pausa. Poi appena si finisce di fare la merenda si gioca e poi giustamente alle 5:30 si chiude e quindi noi andiamo a casa. Poi il giorno dopo si fa cioè la stessa cosa, però cioè non si fanno sempre le stesse cose, cambiano, perché vuol dire che tipo la merenda è diversa e i compiti sono diversi, quindi non è sempre la cosa. E che altro vi fa fare la casa di Paolo? Allora, ci fa divertire soprattutto e ci fa fare anche dei viaggi che in questo anno non abbiamo potuto fare. Tu dovevi partire? Sì, in Inghilterra. E io ci sono restata male perché volevo questo viaggio, ma però il prossimo anno speriamo che si fa. Esatto. Ma per te che cos'è la casa di Paolo? Per me la casa di Paolo è come se fosse una seconda casa, perché qua mi diverto, gioco, faccio merenda. Ecco, e sono le stesse cose che faccio a casa, però a casa mica che posso avere tutti questi bambini che mi circondano, gioco. Questo. Tra le strade affollate di questa città che strilla, c'è una casa che non chiude mai. So che crede che il sole sia soltanto una scintilla, ma il sole non si spegne mai. La casa di Paolo sono mattoni e sogni, sogni di persone che non scorderai. Come il sole le tue idee scalderanno i giorni, perché le idee non muoiono mai. Allora, cosa? Ciao a tutti, io mi chiamo Cinzia, ho 11 anni e fra poco vado in prima media. E a me piace venire qua perché facciamo le gite e giochiamo, stiamo tutti insieme, certe volte anche mangiamo, studiamo anche e non vogliamo mai cambiare dopo scuola, pure se, perché nessuno dopo scuola qua ci fa giocare, ci aiuta, ci fa mettere in un angolo e ci fa studiare soli, e questo non mi piace. E invece quando vengo qua finisco di giocare, studiare con le maestre e poi giochiamo oppure facciamo delle gite o stiamo tutti insieme così. Allora, la cosa bella che mi piace è perché c'è un signore inglese che viene qua alla casa di Paolo e viene qua e parla inglese. Noi giustamente siamo italiani, parliamo in italiano, però lui quando parla noi abbiamo la possibilità di parlare come lui, e lui certe volte parla anche come noi un po' italiano. E poi ha portato per noi i colori e le costruzioni, i castelli, tipo un po' di giochi così, e tutto il mese della casa di Paolo abbiamo giocato tutto il tempo, beh, insieme, siamo stati tutti insieme. Sono del 2005, io sono Nicola. A voi gente per bene, permettete una parola. Mio padre è muratore per mandarmi a scuola. Ho 4 sorelle e un nodo in gola. Gioco a centrocampo e non inciampo. Veloce come un fulmine, come un lampo. Ogni volta che corro col pallone in campo mi sento me stesso e oggi ve lo canto. La casa di Paolo, sì, sono anche io. Mi piace fare rime a modo mio. Sogno consumato, sogno rovinato. Via Vetriera Magione ci nascivo pure io. E adesso che vi ho detto tutto, vi saluto col massimo rispetto che vi è dovuto. Questa è la mia storia, quello che ho vissuto. Volevo ringraziare chi ci ha creduto. Ciao Cristina. Ciao. Mi vuoi raccontare qualcosa che hai fatto qui alla casa di Paolo? Allora, mi ricordo che una volta sono venuti delle persone per impararci tipo se una persona si affoga e cosa dobbiamo fare.
ci hanno portato dei manichini e ci hanno fatto vedere come dobbiamo fare con le mani, chi dobbiamo chiamare e se ci dobbiamo stare lontani. Perché dobbiamo stare lontani, ti ricordi? Cosa succede? Sì, perché se no la per se no Il come defibrillatore cosa dà? Una? Bravissima. si dice? Una scossa. E poi c'è qualcos'altro che vuoi dire della casa? Cos'è questo posto per te? Per me è pure una seconda casa. E la prima volta che sono venuta qua ero un pochino vergognata, però poi mi sono presa l'abitudine tipo di venire ogni giorno. Qua mi diverto un sacco e infatti oggi è il compleanno di Paolo e sono venuta qua. Bravissima. Tra le strade affollate di questa città che strilla, c'è una casa che non chiude mai. So che credi che il sole sia soltanto una scintilla, ma il sole non si spegne mai. La casa di Paolo sono mattoni e sogni, sogni di persone che non scorderai. Come il sole le tue idee scalderanno i giorni, perché le idee non muoiono mai. Per me casa di Paolo Borsellino è tutto, perché qua tipo, ho una compagnia o qualcuno, tipo, sembra casa mia questa qua, perché sono tante maestre che ti vogliono bene, affettuose, e anche tanti compagni. Qua puoi studiare, puoi fare tutto, siete tutti insieme come a casa. Poi il ritratto di casa Paolo Borsellino è bellissimo. E volevo parlare un po' di Borsellino. Innanzitutto, tipo, loro dicono che sono tanti spiriti e altre cose, no, Paolo Borsellino è una persona che lui ci ha aiutato a noi a vivere in questo mondo. E poi volevo spiegarvi che Casa Borsellino è un posto che potete venire tutti, ma però è bellissimo stare qua e poco a poco vi trovate dei amici. Rosaria, quest'anno il compleanno della casa di Paolo. Non si può fare perché c'è coronavirus pure ora e quindi l'anno scorso però lo facciamo sempre, però questo non si può fare prima perché non si può entrare tante persone in questa casa di Paolo, se si deve entrare si deve mettere la mascherina e niente, se possiamo entrare minimo in 10. E allora che cosa abbiamo pensato di Io fare? ho pensato di fare questo video che poi lo mettono tutti insieme, i bambini che vanno nella casa di Paolo, e dicono una cosa che ci piace a loro. E a te che ti piace? Della casa di Paolo mi piace che giochiamo, che mangiamo e alcune volte facciamo le gite, però quest'anno non l'abbiamo potuta fare quel viaggio. Tu dovevi partire? Dove dovevi andare? Follonia. Follonica. E vabbè, è solo rimandato, dai. Mi dici cosa vuol dire per te la casa di Paolo? Per me è una seconda casa, che mi passi il tempo quando vengo Vuoi dire qualcos'altro? qua. Allora, il giorno di Natale abbiamo fatto il pranzo di Natale qua alla casa di Paolo e abbiamo fatto pure questo disegno con Valeria, Chi è Valeria? è una che qua viene Una qua alla casa di maestra. Paolo, una maestra che ci aiuta i bambini a fare i compiti. Abbiamo fatto questo pranzo di Natale e abbiamo mangiato tante cose, ovviamente. E poi, ovviamente, dopo abbiamo mangiato, abbiamo giocato a tombola, hanno vinto le altre persone dei bei regalini, io neanche una porta. Hanno Sì, vinto ma chi è venuto a i trovarci quel giorno? regalini. Il signor Agostino. Il signor Agostino. Agostino. Com'è il signor Agostino? La barba bianca. Mi ha portato. Ha portato la pasta al forno. E ce la siamo mandate quasi tutti i bambini che erano qua. Che poi abbiamo fatto pure tipo dei disegnini che abbiamo sempre dato alla casa di Paolo, a Paolo Borsellino, li abbiamo attaccati nell'albero di Natale.
Poi ti ricordi, abbiamo fatto anche dei giochi con Glenn, quello dell'asino. Sì. Ma chi è Glenn? Chi è Glenn? È un maestro di inglese che viene qua a aiutare i bambini che chi fa inglese. Viene aiutare. Io posso fare. Come viene aiutare? Quando qua tipo lo vedo qua quando viene, dico buongiorno, ciao, però ovviamente in inglese. Perché sennò non capisco. Niente. E lui che cosa aveva, che gioco aveva organizzato, te lo ricordi? Il gioco del nasino, poi mi pare pure il gioco tipo da spacchettare le cose. E dentro dei cioccolatini. Caramelle, che poi io ho vinto, che dovevamo attaccare la coda al posto giusto. Ah, sì. E io l'ho attaccata al posto allora giusto. Qualcosa l'hai vinta. Sì, qualcosa l'ho vinta. Un premio ce l'avevate tu. Alla fine sì. Allora, sì, bello. Sì. Va bene. Poi è stato bello. Bello. Allora, se non vuoi dire più niente. Qua. Va bene. Vuoi fare un saluto? Ciao a tutti quelle persone che vedono. Spero che hanno capito le cose che abbiamo detto. E se venite qua ed è bellissimo. Sveduto, tra le strade affollate di questa città che strilla. C'è una casa che non chiude mai. C'è chi crede che il sole sia soltanto una scintilla, ma il sole non si spegne mai. La casa di Paolo sono mattoni e sogni, sogni di persone che non scorderai. Come il sole le tue idee scalderanno i giorni, perché le idee non muoiono mai. Tra le strade affollate di questa città che strilla c'è una casa che non chiude mai. C'è chi crede che il sole sia soltanto una scintilla, ma il sole non si spegne mai. La casa di Paolo sono mattoni e sogni, sogni di persone che non scorderai. Come il sole le tue idee scalderanno i giorni, perché le idee non muoiono mai.